E proseguiamo con i ritrovamenti di DP fatti e mai recensiti. L'altro giorno stavo mettendo in ordine la pila di miei DP realizzati che non so esattamente più dove mettere e mi rendo conto che a settembre 2021 ho finito un DP e non ve l'ho mai mostrato. L'ho messo nel mucchio e ciao, tanto sommerso da altri DP. Comunque il DP è questo con la farfalla e le rose attorno di E. Bright, che è un venditore con i quali in realtà non mi sono mai trovata bene, però avevo provato a prendere due DP perché mi avevano detto che la qualità era migliorata. E sì, cioè è meglio dell'altro DP che avevo fatto, che era terrificante, però ecco, non è proprio il massimo. I diamantini non erano tutti quanti buoni, insomma, non è proprio il miglior venditore sulla piazza, però le sfumature mi piacciono veramente tanto. Secondo me le sfumature di questo DP sono fatte molto molto bene. Ci sono passaggi di colore ben calibrati, non ci sono chiazze, anche tanti colori, insomma, come potete vedere ci sono buone sfumature di rosa, nelle rose, nella farfalla, eccetera. Per cui sotto quell'aspetto molto molto meglio rispetto all'altra volta. I diamantini erano anche sufficienti, per cui insomma non è da bocciare, così insomma per partito preso, però ecco non so se ancora acquisterò da loro, anche se come sapete ultimamente sto avendo un po' di sfortuna un po' con tutti i venditori, quindi non so più da chi acquistare in pratica, vedremo insomma andando avanti, magari poi mi rifarò un giro di tutti quanti i venditori tra un po' di tempo per capire insomma se era soltanto quel momento un po' buio oppure se non lo so, insomma sono io molto sfortunata con i venditori ultimamente. E con questo vi ho raccontato tutto, vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo video e vi ricordo sempre di iscrivervi anche al gruppo Facebook Diamond Painting Italia, dove siamo sempre più numerosi, in modo da condividere insomma con tutta quanta la nostra community i vostri DP, insomma ci scambiamo consigli. È un bel posto insomma da frequentare se siete amanti di questo hobby. Buon Diamond Painting a tutti!